Allora, buonasera, anzi buon pomeriggio. Oggi incontriamo Simone Fornasari, che è un cantautore, anche se ormai questa parola sembra tanto déjà vu, però come si può, songwriter che suona meglio, più figo, songwriter, non lo so, Figo. più figo. Allora, Simone Fornasari da Piacenza, ma in realtà cittadino delle autostrade. Allora, raccontaci un po' di come è iniziato e dei viaggi che hai fatto. Ho iniziato da giovanissimo perché sono cresciuto un po' con la musica dei miei genitori, avevo un registratore in camera. Nella mia cameretta e ascoltavo le cassette di Morandi, Dal, Battisti, Vasco, i grandi cantautori, ma i Beatles, i Queen, mio papà gli piacciono molto i Queen. E poi a 12 anni ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta, infatti tutt'oggi sono un autodidatta, ho il vantaggio di non aver mai smesso da quando avevo 12 anni, però ho lo svantaggio di portarmi dietro tutti i difetti che un autodidatta si porta nel suo Beh, percorso. difetti e pregi, perché per l'amor di Dio. Beh, Ci sai, a sono anche volte dei quando pregi. pensi di fare qualcosa che è fighissimo, ti rendi conto che ho un colpo di culo oppure è venuto perché tu non lo cercavi neanche, chissà perché è venuto. E ho iniziato da lì e poi è partito un percorso, un viaggio bellissimo, fatto di persone incredibili e speciali, perché tutto quello che c'è dietro a un progetto musicale è fatto da tante persone, da un lavoro incredibile, da un percorso, e io ho avuto la fortuna di avere vicino a me un produttore che mi segue da ormai 10 anni e persone che hanno scelto di condividere con me anche i palchi in giro per l'Italia, veramente, quando in alcune situazioni abbiamo suonato anche davanti a 5 persone. Dunque, nel senso, nella mia esperienza musicale ho avuto la fortuna di aprire concerti di grandi artisti, ma le cose più toste sono stati concerti davanti a 5 persone, perché è Sono facile quelli, suonare. esatto, sono quelli più difficili, come fare le serate di piano bar davanti a 3 persone o cose del genere. No, sono tostissimi, però la musica mi piace pensare che abbia una forza particolare che ti permette di essere te stesso come non riusciresti ad essere, almeno con l'amico più caro. Dunque io mi sono sempre sentito uno dell'ultima fila, ecco, e ho sempre utilizzato, sfruttato la musica per raccontare quello che mi piaceva mai meno del mondo che mi circondava. Dunque. Ma tu hai iniziato da subito a scrivere e a comporre oppure suonavi canzoni di altri? Come è iniziata la tua nascita come compositore? La nascita musicale è nata facevo piano bar, chitarra e voce, avevo 16 anni, giravo i locali della città, provincia, e poi a 18 anni ho iniziato a scrivere le prime cose, ma solo nel 2008 ho autoprodotto un EP che mi ha permesso di conoscere tante persone, però quell'EP non è mai stato pubblicato, e anche oggi quando lo ascolto mi fa sorridere perché un po' ti imbarazza, però mi imbarazza perché poi musicisti tu sai bene di cosa sto parlando, però si cerca sempre di evolversi la perfezione, siamo sempre molto autocritici, ma la cosa che mi piace pensare è che al tempo quello che scrivevo era una cosa che Guarda, comunque io ci stava, era credo che vera, la cosa era più onesta. importante sia l'autenticità, non la perfezione. L'onestà, l'onestà, Esatto, bravo. l'onestà, perché poi la gente la sente, perché è una cosa. Mi piace pensare che la gente non la fotti, nel senso che la gente la fotti una volta, poi la seconda Bravo. non la fotti più. E dunque noi veniamo assorbiti da emozioni che ci trasmettono qualcosa e così è nato un po' tutto. Io ho utilizzato la musica per nascondere un po' le mie paure, per raccontarmi e per cercare di confrontarmi con un mondo che mi faceva sempre sentire un po' in fondo alla fila, ecco, mettiamola così. Beh, è bella come immagine della serie. Se entrare in punta di piedi ti permette anche di osservare più attentamente. Sì. Adesso, il 9 di aprile è uscito Che poi, che sarebbe questo EP nuovo, e dove viene spiegato nelle note di presentazione che vuole concludere un viaggio, no? Ecco, questo Esatto. vuol dire che sta per iniziare un altro, oppure che è un ciclo di vita che si è concluso? No, mi piace pensare che siamo sempre costantemente in viaggio, che oggi non siamo quelli di ieri, che domani non saremo quelli di oggi, nel senso che. E la musica la vivo un po' come un'esperienza a tappe.
che poi diciamo chiude un percorso iniziato con l'uscita del disco dello scorso anno dal titolo punto punto punto, e che poi è figlio dello stesso mondo, una conseguente evoluzione quasi ovvia. Tant'è vero anche le due copertine sono molto, si assemblano anche graficamente, ti fanno rendere partecipe di questo mondo. E sicuramente ormai quando una canzone esce da casa tua, dal tuo studio di produzione, dal tuo mondo, è già vecchia per te e tu hai già Certo, iniziato a fare ma qualcos'altro. secondo me è un bene perché vuol dire che c'è un'evoluzione sempre in corso, eh? C'è niente di più triste di un artista che si ripete per ragioni di mercato, a mio avviso. E ripetersi E molti grandi, sì. Sì. è la trappola di molti grandi, purtroppo, però vabbè. Il tema dei tuoi brani diciamo, anche un impegno civile, no? Mi viene in mente da che parte stare. Che vuoi parlarci di questo brano e perché hai voluto scriverlo? Questo brano nasce dall'incontro che ho avuto, dalla fortuna di conoscere una persona speciale che poi è diventato nel tempo un amico fraterno, si chiama Ignazio Cutrò. Ignazio Cutrò è un testimone di giustizia, tra l'altro, se non sbaglio, anche presidente Sì, della presidente. Testimone di Giustizia italiana. Sì. È una persona che una volta conosciuta la sua storia mi ha fatto capire quanto ero piccolo e quanto significhi essere grandi a livello intellettuale, perché nella vita noi fondamentalmente siamo chiamati a scegliere quotidianamente. E lui ha sacrificato la sua vita solo per aver scelto di stare dalla parte giusta, e questa cosa qua Certo. è paradossale, ma tutti i giorni siamo a contatto con esperienze, testimonianze di situazioni molto forti. Sarà che io Ignazio l'ho conosciuto in una situazione particolare dove forse emotivamente ero molto fragile, e il suo racconto e le sue parole mi hanno completamente destabilizzato. E da lì è nato un po' il fil rouge che ha accompagnato le altre canzoni di questo disco, all'interno del quale, come tema centrale, ho voluto proprio sottolineare la scelta alla quale siamo chiamati costantemente tutti i giorni, perché poi sai, dire di sì è la cosa più facile, dire di no Certo, comporta tante conseguenze c'è del nostro un dilemma quotidiano. etico al quale bisogna dare la propria personale risposta. Questo infatti secondo me caratterizza un po' anche gli altri tuoi testi, dove non c'è una, diciamo, pur essendo molto intimi per tanti aspetti, però non sono mai, come dire, chiusi in se stessi. C'è sempre un confronto con l'esterno, con le persone, no? E questo mi ha colpito parecchio, anche con I piedi per terra, no? Che ha fatto questo video un po' particolare, no? Queste te tecniche. Come è nata l'idea? Ho detto che avevi questo tuo amico che vive ad Amsterdam, eccetera. È particolare, è stato un lavoro a distanza per la causa del Covid oppure. Esatto. Alessandro è un regista, a mio avviso, non perché sono di parte, perché lo conosco, perché gli voglio bene, è molto molto capace, con delle grandi qualità. Avremmo dovuto vederci dal vivo ad Amsterdam per girare un video che aveva tutto un altro storytelling. Poi ovviamente quello che è successo attraverso questa pandemia ha un po' cambiato gli schemi a tutti, motivo per cui Alessandro un giorno mi chiama e mi dice: "Guarda, mi è venuta quest'idea, noi simuliamo un viaggio", perché lui sa comunque che il mio concetto di viaggio, quello che parlavamo poco fa, rappresenta un po' questo mondo, e lui cercava, ho trovato un'idea che può funzionare, se la mettiamo insieme bene, è una cosa onesta che esce anche rovinata, ma non per forza deve essere girato da una troupe milionaria, ma se c'è dietro un'idea può stare in piedi lo stesso. E mi ha proposto di costruire questo viaggio nato appunto da un'idea di Alessandro e da una ricerca avvenuta sul web e dalla collaborazione di alcune persone che hanno deciso di sposare questo progetto, le quali ho diramato vari WhatsApp, telefonate, abbiamo poi selezionato i video più credibili, perché poi chiaramente Certo. sono arrivati un po', li abbiamo un po' scremati, e da lì è nata un'idea di questo viaggio talmente paradossale da essere vero, perché poi tutte le immagini che sono contenute all'interno
di questo clip sono immagini realmente estrapolate da Google Maps. Dunque, è un video che non ci porterà diritti, non ci porterà soldi, ma a noi non ci interessa Però questo. avete raccontato una storia con un punto di vista diverso, secondo me estremamente attuale. Anche il semplice fatto che hai, come dire, coinvolto più persone per condividere il materiale, eccetera, può essere anche uno dei pochi aspetti positivi di questo isolamento forzato, perché bisogna fare di necessità virtù. Assolutamente. Un'altra cosa che mi ha colpito del tuo mondo musicale è il tuo sound, che è essenziale, semplice, ma non banale. Cioè, uno può pensare che con la chitarra fa questo e quell'altro, invece io trovo che ci sia una ricerca di piani sonori per dare maggiormente spazio alla voce. Confermi questa mia sensazione? Hai fatto bingo, assolutamente, nel senso che io ho avuto un periodo di stop forzato dal 2016 al 2020 e 19-20. In questi anni ho scelto di staccarmi un po' da tutto e da tutti perché avevo la necessità di cercare un mondo che rappresentasse un po' di più la mia personalità. E questo tratto doveva uscire in primis da quelli che erano il mio mondo musicale, la matrice sonora. E così abbiamo cercato di partire appunto dalla voce, cercando di dare un tratto caratteristico personale e costruendoci attorno un mondo acustico, ma che non suonasse semplicemente acustico, ma che suonasse anche attuale e che fosse fedele a una dimensione cantautorale, perché comunque io arrivo da quella roba lì, che piaccia o non piaccia, a me piace quella cosa, cioè piace quella dimensione lì, dunque anche ho provato esperienze in produzioni differenti che strizzano l'occhio un po' di più a quello che è un sound considerato un po' più indie, che poi vabbè, su questo discorso ci sarebbe da fare un altro discorso ancora, Se ma apriamo il vabbè. file qua, andiamo avanti fino a domani. Esatto, diciamo che c'è stata una grande, grande ricerca per cercare una dimensione che suonasse più fedele possibile a quello che era la necessità e il bisogno che volevo comunicare. E credo che in parte ci siamo riusciti, poi ovviamente noi musicisti siamo paranoici al massimo, dunque si cercherà sempre di fare uno step evolutivo e ci stiamo già lavorando per il prossimo. Ci sono diverse attrici o artisti che affermano di non rivedersi mai nei film o di risentire le proprie opere proprio per questo motivo, perché sono proiettate. Sì, l'ho fatto questa fotografia di come ero in quel momento, adesso devo andare avanti. Per cui Assolutamente. insomma, mi sembra di capire che tu abbia fatto anche una scelta etica nella musica, essere te stesso, essere onesto. La musica è come la vita, cioè se tu la musica è parallela alla vita. Io ho scelto di giungere a compromessi in quella che è la mia quotidianità, fatta di altre dimensioni, di altre situazioni, e la musica ho cercato di preservarla per renderla mia fino in fondo al 100%, ovviamente pagandone anche le conseguenze, perché poi Certo. sai, scegliere di essere te stesso fino in La fondo, coerenza ovviamente, ha non basta pagare. sempre un prezzo da pagare, però il valore che ha è molto più alto. Assolutamente. E adesso, diciamo, in questa situazione di isolamento forzato di cui si parlava anche prima, com'è previsto di fare promozione? Cioè, non si può andare in giro, non si possono fare concerti, non si può fare niente. Come pensi di poter sfruttare in positivo queste limitazioni? Guarda, sono stato coinvolto in un po' di situazioni, tour virtuali, cose di questo tipo. Tra l'altro, premetto che io nel 2017 avevo ideato un tour virtuale che si chiamava 21-21 e ogni giovedì sera c'era una puntata dove io in diretta sui miei canali social facevo un live vero e proprio dove interagivo con i miei fan. Con i miei fan, detto così, sembra, con le persone che avevano Sono, voglia si di chiamano mettersi fan. sul divano ed era una cosa altamente provocatoria perché
La scena musicale in ogni contesto in cui ci si possa trovare è decisamente complicata e complessa. Poi oggi viene enfatizzato tutto attraverso una situazione che stiamo vivendo, all'interno della quale si cerca di dare spazio e valore a chiaramente delle dimensioni che però, bisogna dircelo fino in fondo, già prima della pandemia erano in difficoltà. Perché comunque i cinema, i teatri, i concerti non erano sempre pieni. No. Certo. Questo è un dato di fatto. E avevo costruito questa cosa. Mi è stata proposta, ho scelto di non farlo perché un po' io sono un po' particolare, mi rendo conto che mi piace andare un po' controcorrente, ma perché avevo appunto sposato questa cosa precedentemente. Dunque cerco di combattere questa situazione dalla quale fondamentalmente non ci possiamo fare nulla, perché questo è scrivendo e cercando di lavorare a un progetto che vorrei rendere attuale. Non appena si potrà tornare a suonare dal vivo. Cercherò di andare a suonare dal vivo in una dimensione molto leggera, onesta, quasi come ho cercato di comporre e produrre il progetto per cui oggi siamo qua a parlare con te. E dunque aspetto, ma nel frattempo lavoro sodo per cercare di approfittare una volta che si potrà di portare in giro le mie canzoni, un po' a domicilio, ma in modo. All'estero è una cosa abbastanza diffusa, da noi ci sono ancora delle, come dire, delle resistenze culturali a fare questo tipo di cose, no? Anche con il crowdfunding o cose del genere, diversi musicisti, quando venne fuori qualche anno fa questa opportunità, la vedevano più come chiedere la carità, invece all'estero che hanno molte meno paranoie mentali, eccetera, dico se c'è questa opportunità perché non devo farla. E così è andata avanti. Ecco. Noi qui in Italia purtroppo abbiamo un sacco di sovrastrutture mentali ancora. Però, Ma credo che ci arriveremo. sì, io poi ho molta fiducia nelle nuove generazioni, credimi. Cioè, la generazione tua, diciamo, di quelli che vanno dai 25 ai 40 anni, insomma, che portano un nuovo linguaggio, una nuova visione. Io sono ben felice che ci siano queste cose qua perché. A suo tempo, quando anch'io ero giovane, guardavo appunto quelli che erano i miei coetanei all'epoca, no? Ed è giusto che sia così. Il valore, la bellezza della musica, dell'esprimere le emozioni in musica è esattamente questo, non ripetere quello che è già stato fatto, fondamentalmente. Va bene, senti, vuoi chiudere facendo un saluto a tutti i seguaci fan tuoi che ci vedranno sul canale di Fare Music? Allora, assolutamente sì, però in primis voglio ringraziare in primis te e tutto il progetto Fare Music per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Il piacere di averti conosciuto anche fuori dalle quinte per Capiterà, esserci io trovati, mi diciamo, auguro che sono allineati. curiosissimo di sentirti dal vivo, confesso. Guarda, e sarà anche poi l'occasione per invitarti a bere una birra appena si potrà Volentieri. in una dimensione non virtuale, e assolutamente sì. Voglio salutare tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, soprattutto quando anch'io ho iniziato a stare meno vicino a me stesso. E soprattutto questo va un grazie particolare a loro e a tutte le persone che continuano ad ascoltarmi e darmi i loro feedback che mi fanno sentire assolutamente meno solo. E gli amici di Fare Music per questa bellissima occasione e opportunità, sperando di rivederci il prima Ci possibile. rivedremo allora sul live, ok? Assolutamente.